Come vedete, cari amici, siamo entrati in questa chiesa e automaticamente abbiamo ottenuto l'indulgenza plenaria. Cosa significa? E poi ammassare la gente. Sì, tranquillo, tranquillo. E poi vieni qui. Sì, esattamente. E ti cancellano lo schedario. Lo schedario del Padre Eterno. Lo schedario del Padre Eterno. Se lo dicono questi, vedi? Questo è uno. Chi è questo qua? Liderandum, liderando atque eterno. Quindi il Dio è miserevole. No, questo è un simbolo, questo è uno stemma. Bisogna vedere di chi, se di un cardinale, di un vescovo oppure del Papa stesso, perché io non so qual è il simbolo di Sufficit Gratia Tua. Lo so che gli basta la grazia sua, ma di chi? Questo è il simbolo papale, eh? Va bene, ma veniamo a noi, se hai qualcosa da dire in merito. Se hai qualcosa da dire in merito alle indulgenze, allora, di quello che pensi. Diciamo, il contenzioso che è nato fra l'impero. E la Chiesa è qui rappresentato perfettamente. Qui siamo otto secoli dopo, addirittura sette secoli dopo, però quel, diciamo, contenzioso per rubare i soldi al servo della gleba, che era quello che ha sempre tirato la caretta, è sempre quello che ha sostenuto lo Stato in tutte le epoche, a partire dalla Repubblica di Roma e ancora anche prima, Repubblica di Roma, quella romana. Certo. Tutto che nella viene Repubblica fatto. Romana non gli proponevano un posto a sedere in paradiso. Certo, questa è la piccola differenza. No, ma la cosa incredibile è che questo processo logico e anche comportamentale è rimasto inalterato nel corso dei millenni. Oggi, in questi giorni, proprio in questi giorni, stiamo rivivendo esattamente le stesse difficoltà e le stesse vessazioni che subiva lo schiavo privo di qualunque diritto, sia in epoca romana, sia in epoca del basso impero o del basso medioevo, sia nello stato pontificio o del periodo della colonizzazione delle Americhe, dove facevano la triangolazione del circuito navale mondiale, no? Che partivano dalla Guinea, dalla Liberia, per andare a finire nelle coste del Brasile o del Centro America e poi del Nord America, e poi tornavano dal Nord America verso l'Inghilterra, portando l'argento, portando tutte le varie cose che riuscivano a rubare ai poveri locali, agli indio. Ecco, questa, e poi dall'Inghilterra di nuovo portavano i brillantini, i ciondolini e tutte le conchiglierie varie alla Nuova Guinea, dove andavano a pagare i commercianti arabi che andavano catturando i negri e li portavano al caravanserraglio. E questa, ecco, è la situazione attuale. Non è cambiato nulla, hanno solo cambiato nome allo schiavismo. Allora, hanno cambiato nome, l'hanno annullato, come le province, hanno annullato il nome delle province, ma la realizzano esattamente allo stesso modo, chiamandole città metropolitane. C'è un accentramento, una moltiplicazione. Certamente, è sempre un peggioramento. Quando c'è un cambiamento è sempre in peggiore. Allora ricordiamoci che nel caso della tratta degli schiavi, quelli che facevano il lavoro più sporco erano gli arabi. Che andavano a strappare. Più sporco è tirano fuori i soldi, sono sempre stati gli ebrei. No, dopo, aspetta. Sempre gli ebrei, erano loro che tiravano fuori la grana. Lo sporco erano gli arabi che andavano a rapinare quei poveracci e li portavano legati, per cui moltissimi morivano durante il trasporto, eccetera. Poi arrivavano nel posto giusto, dove chi c'era che li pagava era l'ebreo. L'ebreo poi gestiva il trasporto navale, dove lì anche un buon 50% morivano, meglio per loro. Gli armamenti delle navi erano solo ebrei, le compagnie, da quella delle Indie a tutte le altre compagnie, erano sempre a capitale ebraico, che poi erano mistificati sotto la corona olandese, sotto la corona inglese, cambia poco. Si sono arricchiti, si sono sposati con le figlie nobiliari, acquisendo i titoli di lord di pari nobiliari inglesi, certo. E poi quello che vendevano i negri sulle pubbliche piazze negli Stati Uniti erano soltanto loro. Bene,